Con l'assessore all'ambiente Francesco Bergolini al termine dell'incontro di questa mattina con i lavoratori Tradeco. Com'è andata? Ma direi che giustamente loro hanno portato le loro istanze di questa situazione che è veramente purtroppo intollerabile, nel senso che ha portato un giorno di sciopero con tutte le relative problematiche. Io oggi porterò le loro istanze al mio sindaco, che si riunirà insieme agli altri sindaci per cercare di risolvere questo problema, che è un problema annoso. Io sono dispiaciuto, sono un po' amareggiato per i dipendenti, perché non è corretto che comunque dei padri di famiglia o delle persone normali come noi, che non è giusto che abbiano la possibilità di ottemperare ai loro pagamenti mensili. Quindi sono un po' dispiaciuto di questa situazione. Sì, Devo di Imperio ha detto che c'è la possibilità che Tradeco vada via da Imperio, insomma, sì. Dall'appalto, anche per Diano Marina. Credo che se oggi pomeriggio credo che si tratterà su questo argomento. Sicuramente questa situazione è intollerabile, non possiamo pensare di andare avanti in una situazione di questo genere, quindi dobbiamo prendere delle soluzioni. Se una soluzione è quella di spostare e mandare via Tradeco con i dovuti crismi di legge, la valuteremo. Il Golfo di Anese non può continuare a restare in una condizione come adesso, con mancanza di mezzi, con mancanza di servizi e con i turisti che aumentano. Noi diventiamo una città, Diano Marina diventa una città di 50.000 abitanti quasi d'estate, quindi abbiamo bisogno che i servizi funzionino, quindi indubbiamente bisogna far cambiare qualcosa. Diano Marina diventa una città con quasi